Ogni sera io ho un rito particolare. Vado nel mio regno, detto anche bagno, mi siedo sul trono, detto anche water, e comincio a scrollare. Vado su TikTok, su Instagram, su Twitter, su YouTube, nel mentre si fanno le 4 di notte. Ho fatto questo rito anche ieri sera e a un certo punto mi sono imbattuto sulle storie Instagram dell'account ufficiale del Napoli e ho visto questo. Appena ho visto le storie, il mio cervello ha collegato i neuroni e ha detto: abbiamo trovato il video da fare domani, cioè oggi. E quindi, signori, oggi chiudiamo la parentesi relativa all'anniversario, al 20° anniversario del Napoli De Laurentiis, facendo la mia top 11 dei calciatori più importanti, più forti che hanno calcato il campo del Maradona da quando c'è ADL. Quindi, cominciamo subito. Eccoci qua ragazzi, siamo pronti. Il modulo che ho scelto è un bel 4-2-3-1 e vi accorgerete subito che sarà un 4-2-3-1 bello offensivo, bello sbilanciato in avanti. Come sempre, scelte personali, scelte che a qualcuno non piaceranno, scelte condivisibili o meno, però questa è la mia top 11 e poi dopo vi farò anche la top 11 del Napoli B, perché secondo me ci sono delle menzioni da fare anche nelle riserve, tra virgolette. Prima di cominciare, però, vi invito a scrivere nei commenti la vostra top 11 del Napoli di De Laurentiis. Scrivetevi il vostro 11 titolare, così vediamo se ci sono dei calciatori in comune. Detto questo, io parto subito, ragazzi, e comincio dal portiere. E per me il miglior portiere di questa, diciamo, era di questi primi 20 anni è stato, signori, Ospina. È stato Ospina perché comunque è stato un portiere completo, perché era un portiere che parava. Io mi ricordo tante parate importanti di Ospina, però la cosa, diciamo, principale, il punto di forza di Ospina erano i piedi. E per il gioco dal basso che si faceva, Ospina era perfetto. Ecco, quindi era un portiere completo e che ricordo non era stato manco pagato così tanto. Quindi rapporto qualità-prezzo è stato, secondo me, il portiere più importante che il Napoli ha avuto. Terzino sinistro. Io a sinistra, ragazzi, metto Ghoulam. Ragazzi, Ghoulam, prima di rompersi il crociato, era uno dei migliori terzini sinistri d'Europa. Non era poi il classico terzino sinistro, no, cioè era un giocatore che comunque impattante in difesa, molto impattante in attacco. Quello, diciamo, era il periodo dove stava iniziando a svilupparsi il nuovo tipo di terzino, cioè quel giocatore che doveva essere efficace anche nella fase offensiva. E io non dimentico, cioè, ho ancora impressa nella mente l'azione del gol di Ghoulam in Spal Napoli, che finì 2-3 proprio grazie a quel gol. Poi purtroppo è arrivata quella partita contro il Manchester City e da lì Ghoulam non è stato più lo stesso. Ecco, quindi fino a quella partita per me era il terzino migliore in quel momento in Europa. Difensore centrale di sinistra, era una lotta a tre, ok? Però alla fine ho deciso di mettere sulla sinistra Kim. Ragazzi, secondo me è inevitabile mettere Kim perché, a parte che è il difensore, diciamo, dello scudetto, ha fatto solo un anno, è vero, però quell'anno è stato breve ma intenso. Un difensore che si è rivelato sin dal primo momento fortissimo, un difensore che sin da subito ha dato sicurezza e tranquillità a tutto il reparto, un difensore che faceva della concentrazione il suo punto di forza. Io penso che lui si sia meritatamente preso il posto nella top 11. Sul centrodestra, ragazzi, la mia vita, il mio amore, ovvero Kalidou Koulibaly, il calciatore a cui sono più legato, e vi faccio vedere giusto così per info. È l'unico calciatore di cui io ho la maglia. Ecco, ve la faccio vedere. Eccola qua. Vedete, qui c'è il giaguaro. Quindi vediamo se vi ricordate qual era la stagione in cui si usò questa maglia. E qui dietro vedete Koulibaly 26. Koulibaly è stato il calciatore a cui io sono stato più affezionato di tutti. E quando andò via ci rimasi molto male. Non è l'unico, ovviamente, a cui sono affezionato, perché poi ce ne sono altri due che vedrete fra poco. Però ragazzi, c'è Koulibaly. Ogni volta che lo vedevo in campo, che faceva una delle sue chiusure clamorose, mi brillavano gli occhi. E poi il gol alla Juve all'ultimo secondo per me è stato qualcosa di indescrivibile. Terzino destro, io ci metto Di Lorenzo. Allora, una cosa importante, ragazzi, che mi sono dimenticato di dire:
Questa è una top 11 basata esclusivamente sul rendimento sul campo. Ho lasciato da parte le questioni extracampo perché altrimenti avrei dovuto togliere qualcuno. Detto questo, Di Lorenzo, ragazzi, diciamo che a livello di terzini non sono passati questi grandi fenomeni in questi 20 anni. Basti pensare che noi avevamo gente come Isai, Armero, Zuniga, che non era neanche malaccio, però neanche questo grande giocatore. Quindi non ho avuto molta difficoltà, ecco, a scegliere i terzini. Di Lorenzo, ragazzi, è il terzino destro che finora secondo me è stato il migliore. Un giocatore totale, un giocatore completo. Non è il classico terzino, no? Che sta lì sulla fascia, ma è uno che partecipa molto all'azione. È un giocatore, è un tuttocampista perché lo abbiamo visto anche negli anni con Spalletti. È un giocatore che te lo ritrovi magari sulla fascia a mettere il cross in mezzo, te lo ritrovi interno al campo a concludere l'azione. Basti pensare, per esempio, all'azione di Napoli-Bologna di recente, quindi formalmente un terzino, ma in realtà è un giocatore totale. È ormai a Napoli da un bel po' di anni, adesso è anche il capitano, quindi per me si prende meritatamente il posto lì sulla destra. Passiamo alla mediana, mediano di destra, così andiamo a destra, metto Lobotka. Da quando è arrivato a Napoli ha fatto una trasformazione incredibile, perché lui era arrivato ed era il vice di Demme, era un calciatore in sovrappeso che aveva anche delle questioni personali, perché ricordo che quel periodo lui si lasciò con la ragazza, comunque non era un periodo facile per lui dal punto di vista personale. Poi arriva Spalletti e diventa praticamente una colonna, diventa un giocatore insostituibile, tant'è che si contano sulle dita di una mano le partite che ha saltato negli ultimi 3 anni. Vertice basso, bravo nell'impostazione, una precisione dei passaggi quasi chirurgica, bravo nella pulizia dei palloni. Poi è un giocatore che comunque dà sempre il massimo fino all'ultimo secondo, è uno comunque che ti tappa anche i buchi lasciati dai compagni, è uno che si fa un mazzo così tutte le partite, una continuità clamorosa, e l'abbiamo visto anche l'anno scorso. È stato forse quello che si è salvato l'anno scorso per appunto questo suo rendimento che era sempre costante, positivo, nonostante le varie partite orribili, e si prende il posto lì, secondo me, meritatamente. Al suo fianco un connazionale, e non potevo non metterlo, ragazzi. Il mio capitano, perché per me il capitano è Marek Hamsik. Una mediana tutta slovacca. Ragazzi, che devo dire di Hamsik? Una bandiera, ecco. Hamsik per me è stata una bandiera a tutti gli effetti, perché comunque è stato a Napoli per più di 10 anni. Un calciatore. Cioè, devo stare qua a commentare Hamsik, cioè, nel senso, lo sapete benissimo di che giocatore stiamo parlando. Questo è un altro calciatore, ecco, che è nella mia top 3 dei calciatori a cui sono più legato. Anche lui, quando se n'è andato a febbraio in Cina a mercato chiuso con Ancelotti che lo voleva provare regista davanti alla difesa. L'unico rimpianto che ho è che non sono mai riuscito a prenderlo a Fantacalcio perché andava via a prezzi indecifrabili, ecco. Tre quarti. Allora, io parto dal trequartista di sinistra e qui vi dico la verità, ho avuto un po' di difficoltà perché i nomi sono due. Uno sta qui e l'altro sta nel Napoli B, tra virgolette. Io però alla fine vado a metterci Kvicha. Vado a metterci Kvicha, ragazzi, perché lui è uno di quei calciatori che proprio mi fa brillare gli occhi. È un calciatore che arriverà al Real Madrid, al Manchester City. Lui è un giocatore di quel livello, arrivato come perfetto sconosciuto, ma veramente nel giro di pochissime partite diventa un giocatore incredibile, un giocatore fenomenale, per me più forte di Insigne, ed era anche un calciatore comunque più completo di Insigne perché aveva anche doti fisiche. E io penso che quando se ne andrà a Kvara, io non lo so, sarò triste sicuramente perché è uno di quei calciatori che io vorrei a Napoli per l'eternità, ma so benissimo che non sarà così. A destra, perché al centro me lo voglio tenere dopo, a destra io ci metto José María Callejón. Ragazzi, l'esterno destro più forte che abbiamo avuto a Napoli, e da quando lui è andato via si è creato un vuoto lì. Un giocatore che, se non sbaglio, è stato qui per 7 anni, 7-8 anni. Io ho sempre impresso nella mente la classica azione che facevano lui e Insigne.
Taglio di Caleone alle spalle del difensore. Insigne vede il suo taglio, anzi lo anticipa perché sa che succederà. Mette questa bellissima palla a scavalcare i difensori, lo mette davanti alla porta. Caglione intanto ha fatto l'inserimento alle spalle e gol. Caillon è stato un calciatore clamoroso. Non ricordo partite brutte di Caillon, non me le ricordo. E poi, vabbè, col passare degli anni, verso il finire del suo periodo a Napoli, ha arretrato anche un po' il raggio d'azione, perché io mi ricordo che con Ancelotti divenne un esterno di centrocampo e addirittura alle fine divenne, nelle ultime partite con Napoli, ricordo, diventò anche un terzino. Un giocatore che non ha mai detto una parola fuori posto, un giocatore che ha sempre dato il 100%, un giocatore che non si è mai tirato indietro, un calciatore clamoroso. E per me, ancora oggi, cioè, il suo erede ancora lo stiamo cercando. Magari sarà Neres, può darsi, però Politano e Lozano non arrivano al suo livello, ecco. È un giocatore unico, secondo me, Caglione. Trequartista centrale, ragazzi, io l'ho messo trequartista centrale perché volevo mettere una punta, cioè volevo mettere i due calciatori che sono rimasti nella mia idea originaria, erano in ballottaggio, poi però ho detto li devo mettere tutti e due perché meritano di stare nella top 11. Io, ragazzi, trequartista centrale metto lui, Ciro Mertens, che poi comunque lui nel finale del periodo a Napoli ha fatto il trequartista, se ci pensate, con Spalletti, giocava alle spalle di Osimhen. Mi ricordo che c'era questa cosa che si diceva a Spalletti: ma perché non lo fai giocare dietro a Osimhen? Lui diceva per una questione di equilibrio. Ragazzi, pure qua che vi devo dire di Mertens? Cioè, Mertens è la storia del Napoli, cioè è un giocatore che ha superato addirittura Maradona nei numeri, cioè è il calciatore, è il capocannoniere all time della storia del Napoli. Che altro vi devo dire? È diventato un napoletano acquisito, un giocatore che tuttora, secondo me, dà il suo contributo. E pensare che lui inizialmente era la riserva di Insigne, è per un infortunio, perché alla fine lui è diventato Mertens grazie all'infortunio di Milik. Lo hai messo lì davanti e da lì non è più scalzato. Non posso dire altro. Mertens, insieme ad Hamsik e Koulibaly, va a creare la top 3 dei calciatori a cui io sono più legato e affezionato. E mi ricordo bene il giorno che fu annunciato, diciamo, il non proseguimento del contratto di Mertens col Napoli. C'è anche il video sul canale. Fui molto triste in quel momento perché se n'era andato via un pezzo di storia. Meritava assolutamente un posto in questa classifica. E meritava, secondo me, un posto anche lui. E qui mi prenderò qualche insulto sicuramente, ragazzi, però Higuaín è stato l'attaccante più forte che è venuto a Napoli, il centravanti più forte. Il bello di Higuaín poi è che lui non era un 9 puro, ok? Non era il classico bomber d'area di rigore, ma era uno che ti orchestrava anche la manovra, aveva anche dei tratti da 10, era una sorta anche di regista offensivo. E poi è stato anche, secondo me, l'acquisto più impattante, più clamoroso, perché tu comunque sei andato a comprare spendendo, se no, se ricordo bene, tipo 40 milioni, sei andato a prendere un giocatore dal Real Madrid. Per me rimane il centravanti più forte che io abbia mai visto a Napoli. E penso forse se la gioca pure con qualche bomber del passato. Non lo so, però se rimaniamo, diciamo, circoscritti nell'era DL, Higuaín è il più forte che sia mai venuto a Napoli. Per me si merita assolutamente il posto lì davanti. E quindi questa è la mia top 11. Niente male, un po' troppo offensiva, me ne rendo conto. Questa squadra secondo me si lotterebbe il campionato. Non lo so. Ah, mi sono scordato l'allenatore. Ovviamente, ragazzi, l'allenatore non può che essere lui, il buon Spalletti, è l'allenatore dello scudetto. Basta. Non dico nient'altro. Poi sì, se n'è andato come se n'è andato, però ve lo ripeto, è una top 11 basata su quello che c'è stato in campo. E Spalletti sul campo non lo batte nessuno. Detto questo, ragazzi, passiamo velocemente al Napoli B. Allora, io come secondo portiere non metto Reina, ma metto Morgan De Santis. De Santis è stato il mio primo portiere. In realtà è stato Iezzo, perché io Iezzo me lo ricordo, però diciamo il primo vero e proprio portiere
che mi ricordo bene è stato De Santis. De Santis secondo me è stato un portiere anche un po' sottovalutato negli anni. Era uno di quei classici portieri che ti faceva la parata decisiva, che ti faceva, diciamo, quella parata che ti portava a casa dei punti. Lo metto sopra Reina perché Reina, grande centrocampista, perché lui era un centrocampista con i piedi che aveva, grande leader, ma secondo me, se parliamo puramente di portieri, per me era meglio De Santis. A sinistra, ragazzi, metto Mario Rui, perché comunque Mario Rui sta a Napoli da 7 anni. La prima metà di questo suo soggiorno a Napoli è abbastanza evitabile, però da Spalletti in poi, anzi forse anche da Gattuso in poi, Mario Rui è stato un giocatore importante e comunque l'apice è stato raggiunto l'anno dello scudetto, dove lui fu il difensore con più assist in Europa, quindi secondo me una menzione d'onore la merita. Difensore del centro-sinistra metto Cannavaro, più che altro perché lui, Cannavaro, diciamo, è un po' il simbolo della prima parte, diciamo, del Napoli di De Laurentiis. Cannavaro è stato molti anni a Napoli, questo è Paolo ovviamente, non Fabio. Eppure lui, diciamo, una questione anche affettiva, perché è stato uno dei primi difensori che ricordo, diciamo, di un certo livello. Ovviamente non era paragonabile al fratello, però comunque secondo me è stato un simbolo. E a destra metto il giocatore che era in ballottaggio per entrare nella top, cioè Albiol. Ragazzi, per me la coppia Koulibaly-Albiol è la coppia più efficace che c'è stata a Napoli, più di Kim Rachmani. Era un regista vero e proprio. Ragazzi, Albiol con Sarri ricordo che fu proprio trasformato. Ricordo quando Sarri disse che Albiol aveva una postura non da difensore, ecco, quindi Sarri, diciamo, che lo ha trasformato in un difensore veramente di altissimo livello, secondo me. E ripeto, la coppia Koulibaly-Albiol, secondo me, è la coppia più forte di difensori che c'è stata a Napoli. A destra, ragazzi, metto Maggio. Maggio se lo merita una menzione d'onore. Maggio, diciamo che in realtà non era proprio terzino di una difesa a 4, ma lui ha giocato con Mazzarri come esterno di centrocampo. Fu preso dalla Sampdoria, era un giocatore che faceva tantissimi gol e tantissimi assist. Superbike, mi pare che era il soprannome. Sì, era una freccia su quella fascia. Poi, ovviamente, con l'avanzare dell'età è stato arretrato a terzino destro e lui, se ricordo bene, era la riserva di Isai. Ho detto tutto. Peccato soltanto per quel giro di campo non concesso da Sarri in quel Napoli Crotone. Mediana. Allora, io a destra metto Jorginho. Jorginho, diciamo, è il vertice basso dopo Lobotka, ecco, a livello di importanza. Jorginho che arrivò dal Verona, un totale sconosciuto, grazie al lavoro di Sarri diventa uno forse dei registi bassi più importanti della serie in quel momento, tant'è che poi fu preso dal Chelsea pagando tanti soldi, mi ricordo tanti soldi, un rigorista freddissimo, perché mi ricordo i rigori di Jorginho, difficilmente li sbagliava, se lo meritava una menzione d'onore. E poi a sinistra, ragazzi, metto Haaland, che Haaland lo volevo mettere sinceramente nella top 11. È il giocatore, diciamo, che ho sacrificato per mettere sia Mertens che Higuain. Ragazzi, Haaland, io dico soltanto una cosa: e se lo sognerà Mbappé la notte ad Haaland? Questa frase è la sintesi perfetta di Haaland, un giocatore mostruoso. Ecco, Haaland forse in questo momento sarebbe stato il giocatore perfetto nella mediana 2 di Conte. È un giocatore che ti faceva la fase difensiva, ti faceva anche la fase offensiva, perché Haaland ce l'aveva i gol. Io me ne ricordo certi gol di Haaland. Ce l'avevo anche al Fantacalcio quell'anno, mi ricordo. Un cane che ti mordeva le gambe incessantemente. A sinistra, vabbè, l'ho detto prima, era in ballottaggio con Kvara, io ci metto Insigne. E vabbè, ragazzi, Insigne, che c'è da dire? Come ho detto prima, aveva un bagaglio inferiore a Kvara anche da un punto di vista fisico, perché Insigne fisicamente era quel che era, però un calciatore comunque che aveva delle grandi doti tecniche, o tira a giro, il famoso o tira a giro di Insigne, quando cacciava dal cilindro era una gioia per gli occhi. Giocatore del vivaio, finora unico giocatore del vivaio
di un livello importante. Sono stato legato anche a lui, però meno rispetto ai tre che vi ho citato prima, perché mi ricordo delle cose un po' infelici di Insigne. Mi ricordo quella partita dove fu sostituito da Benitez e lui prese la maglia e la buttò a terra. Qualcosina di infelice Insigne, diciamo che l'ha fatta, però nel complesso è un giocatore che si merita la menzione d'onore in questo Napoli B. Al centro io metto Zielinski. Sì ragazzi, metto Zielinski. Come potete vedere, questo è un 4-2-3-1 un po' più, diciamo, fattibile rispetto a quell'altro. Ragazzi, Zielinski, l'erede di Hanzik, ha scritto una pagina importante nel Napoli di ADL, è stato a Napoli per tanti anni, è stato quel giocatore che ha vissuto il non scudetto vinto col vecchio gruppo ed è stato poi il veterano che è riuscito a vincere lo scudetto col nuovo gruppo. Poi comunque calciatore tecnicamente sublime, sì, si prendeva delle pause ogni tanto, però è stato fondamentale per tantissimi anni e quindi secondo me la menzione d'onore se la meritava. A destra io metto il Pocio, perché un posto alla Vezzi bisognava trovarlo in questo video. Lavezzi è stato uno dei primissimi calciatori che mi ha scaldato il cuore, però l'ho voluto mettere nel Napoli B perché comunque Kvara e Caglion mi hanno dato più emozioni. Lavezzi appartiene un po' a un periodo in cui ero ancora, diciamo, in fase embrionale, mettiamola così. Andava messo perché è stato uno dei primi colpi importanti fatti dal Napoli da quando è tornato in Serie A. Ecco, di Lavezzi sapete cosa mi ricordo? Cagliari-Napoli, quando il Napoli segnò all'ultimo secondo con Lavezzi che era espulso, che gode e lo inquadrano, che lui fa cose, ecco, che meglio non citare, però ecco, mi ricordo quello di Lavezzi. Detto questo, punta, la punta ragazzi, Cavani. Ecco, Cavani invece è stato uno di quei primi attaccanti che mi hanno scaldato il cuore. Secondo me il momento esatto che sintetizza bene quello che è stato Cavani e quando Alvino, ai tempi faceva ancora la telecronaca, in Lecce-Napoli disse vai Matador, vai Matador, e poi butta giù la porta 3 secondi prima e Lecce stava rischiando di segnare. Ecco, quel momento è stato clamoroso, me lo ricordo benissimo. Cavani ragazzi non è nella top 11 ufficiale perché secondo me Higuain era più forte, però Cavani è stato un mostro anche lui. È un mostro per ricordare anche Trevisani. E poi ragazzi, concedetemi una seconda menzione d'onore lì davanti, perché io metto anche Quagliarella. Perché io sono convinto ragazzi che Quagliarella aveva tutte le carte in regola per diventare veramente anche lui una bandiera. Perché anche lui comunque è molto legato a Napoli. Quella vicenda ha un po' rovinato tutto, ecco. Però secondo me se non ci fosse stata quella vicenda, io sono convinto che Quagliarella sarebbe diventato un grande giocatore e una bandiera del Napoli. Di questo ne sono convinto, quindi lo voglio citare, anche perché Quagliarella non era scarso, era un calciatore di comunque di un livello, di un certo livello. Poi purtroppo è successo quel che è successo e lo abbiamo dovuto salutare. In panchina metto il maestro, metto Sarri ragazzi, perché quel Napoli mi emozionava. Ed è da lì che è nato il mio amore per il bel gioco. Ecco, è stato Sarri che mi ha indirizzato verso il bel gioco, perché quel Napoli, ragazzi, allora, quel Napoli, diciamo che per me, cioè, come posso dire, allora, il Napoli di Spalletti ha vinto il campionato, ok, quindi non puoi non dire, diciamo, non puoi non ricordartelo, però io devo dire la verità, il Napoli di Sarri secondo me era più emozionante, era più bello. Purtroppo siamo stati capaci di arrivare secondi facendo 91 punti. Ecco, quindi purtroppo quel periodo c'era una Juventus che era la Juventus del nome Scudetti, era imbattibile, però diciamo che è stata anche un po' aiutata, mettiamola così. Non torniamoci su, però il Napoli di Sarri per me è a pari merito con il Napoli di Spalletti, ok? Per farvi capire quanto è stato clamoroso, quanto è stato per me emozionante e importante quel Napoli. E poi diciamoci la verità ragazzi, Sarri ha raggiunto il suo top, il suo apice a Napoli, perché quelle cose che si sono viste lì non le ha sapute più replicare, né alla Lazio né al Chelsea. Poi sì, ha vinto altrove, ha vinto al Chelsea, ha vinto la Juve, però secondo me il suo apice è stato il periodo a Napoli. Quindi ragazzi, queste sono state le mie top 11
del Napoli A e del Napoli B del ventennio De Laurentissiano. Io adesso passo la palla a voi e sono curioso di vedere quali top mi scriverete nei commenti. Detto questo, lasciate un bel like, ragazzi, se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, che è totalmente gratis, e attivate la campanella. Detto questo, io vi auguro un buon proseguimento di giornata. Sempre e comunque forza Napoli, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!